Thank <laughs> you. il benvenuto a tutti qua in azienda da noi mi chiamo Matteo Biancardi e con la mia famiglia siamo allevatori da tre generazioni la nostra azienda ha una storia che parte nel 1923 prima facevamo latte dopo siamo passati a ingrassatori e infine abbiamo messo sulle vacche nutrici dal 2005 in avanti le vacche nutrici sono diventate tutte limousine tutte iscritte a libro genealogico e da lì siamo partiti con la parte di genetica. Oggi l'allevamento fa circa 700-750 parti l'anno per un totale di 1200-1250 animali. Il core business dell'allevamento è la genetica, infatti fatta 100 la produzione di maschi vendiamo circa un 10-15% da riproduzione, la restante parte va invece all'ingrasso. Per quanto riguarda le femmine, noi abbiamo una rimonta interna che va dal 15 al 20 per cento la restante parte la vendiamo da riproduzione l'allevamento è un allevamento in linea vacca vitello confinato dove però gli animali stanno in grossi paddock dove hanno la possibilità di muoversi la fecondazione è quasi tutta in monta naturale e una parte invece facciamo fa dal 2000 e 9 in avanti abbiamo puntato sulla selezione degli animali senza corna, gli animali Polled. Prima siamo partiti con alcuni tori, e da lì abbiamo visto che ci sono stati degli ottimi risultati. E allora abbiamo spinto questa cosa degli animali senza corna, e pian pianino oggi siamo circa al 50% dell'allevamento che è Polled. La scelta della vacca nutrice è stata principalmente perché noi in Italia siamo importatori di animali da ristallo. Quindi c'è lo spazio per poter aumentare le vacche. Come dicevo, l'allevamento è un allevamento confinato, quindi non si fa pascolo, ma vengono alimentate quotidianamente e questo può permettere di avere delle performance dell'allevamento maggiori. Partner anche la Grande per quanto riguarda gli integratori che danno una grossa mano per tutto quello che è la performance riproduttiva delle vacche. Quest'anno vogliamo provare un nuovo esperimento, ovvero fare un open day per tutti gli amici della razza Limousine promuovere e confrontarci su diversi temi e quindi avere un momento di aggregazione e di confronto per far sì che le vacche nutrici soprattutto limousine possano espandersi ancora di più in italia le cose fondamentali di un allevamento di vacca nutrici sono l'interparto e la mortalità allo svezzamento dei vitelli vista come quanti vitelli svezzo all'anno e che la vacca partorisca una volta all'anno questi sono i due parametri fondamentali nelle vacche nutrici. Questo noi cerchiamo di ottimizzarlo partendo dal benessere delle vacche prima di che partoriscano, durante la fase parto e postparto e poi aiutandole anche quando stanno allattando per far sì che il vitello abbia delle ottime performance di crescita e lei rimanga gravida subito. Quindi è fondamentale tutta la parte di alimentazione della vacca nutrice, sia in una fase di asciutta che in una fase di lattazione, perché questo fa sì che anche il vitello e quindi anche una corretta gestione nel momento del parto, della sala parto, fa sì che i vitelli abbiano meno problematiche neonatali, diarree o fezioni umbilicali, perché questo poi può inficiare le performance future. Questo si può fare con una grande prevenzione sia sulle vacche che sull'ambiente dove queste partoriscono. Oggi penso che a livello di marketing la vacca nutrice abbia un grande futuro. Io vedo nelle vacche nutrici un grande potenziale qua in Italia, perché sempre più spesso si parla di filiera e quindi avere una filiera dove possiamo dire nato in Italia, ingrassato in Italia, macellato in Italia, sicuramente dà un grande plus. Anche a livello economico e sostenibile, oggi mettere su delle vacche nutrici ha il suo vantaggio, sia per chi poi si ingrassa i propri prodotti, quindi i propri vitelli che nascono, sia chi invece li vende da ristallo a degli ingrassatori comuni. Chiaramente il nostro allevamento si avvale di un gruppo di esperti, di tecnici che ci aiuta nel perseguire i nostri obiettivi. Di grande team per quanto riguarda la parte alimentare, abbiamo Goifo Rossi, professore, per tutta questa sinergia per la parte alimentare, che è una delle cose fondamentali in un allevamento, perché dalla mangiatoia si risolvono quasi tutti i problemi. Le persone sono molto importanti, ma oggi anche il supporto della tecnologia ci aiuta. Software per la gestione, la gestione del carro miscelatore, la gestione del parto con le avvisi parti, le telecamere in sala parto, insomma, oggi tutto quello che è la tecnologia ci aiuta moltissimo nel risolvere molti problemi che si hanno in allevamento. Fondamentale sicuramente nelle scelte per le vacche nutrici è la parte genetica, avere degli animali che oggi il mercato richiede, animali più conformati, animali con delle performance di crescita migliore e quelli che si chiamano animali precoci, nel senso che comunque ingrassano più velocemente perché questo permette dei costi minori di produzione e avere degli animali che sono più giovani alla macellazione. Questo anche per chi non vuole fare animali in selezione, ovvero creare delle genetiche per delle vacche incrocio, delle vacche meticce o cosa secondo me che ha ancora un grandissimo mercato e che siamo ancora in fase embrionale è tutta la parte delle vacche da latte, cioè poter utilizzare le vacche da latte come bacino per creare una filiera italiana del bovino da carne utilizzando seme e fare degli incroci F1 o meglio ancora sarebbe poter impiantare degli embrioni per avere dei limousine puri senza dover avere tantissime vacche nutrici perché utilizziamo il bacino delle vacche da latte come dicevo prima noi crediamo molto nell'allevamento della vacca nutrice quindi nel poter sviluppare in Italia questo tipo di allevamento anche perché l'Italia ha proprio delle caratteristiche peculiari che possano far sì che si sviluppi questo tipo di allevamento mi viene in mente tutta la parte del centro sud dove ci sono delle zone vocate per l'allevamento dove cambiando qualcosa e aiutando le persone si possano impiantare e aumentare il numero di vacche nutrici in queste zone come dicevo prima io penso che molta importanza sia data agli animali senza corna agli animali polled uno per il benessere animale che ha una grandissima importanza due per una questione di sicurezza degli operatori che si avvicinano agli animali e all'inizio non era stato considerato nell'esperienza di clienti che ingrassano i miei vitelli si sono accorti di una qualità con degli ottimi risultati degli animali polled quindi penso che il nostro obiettivo per i prossimi anni sia continuare in questa direzione per la parte genetica sarebbe anche bello potersi ingrandire l'idea di arrivare magari a mille parti l'anno sarebbe una grande cosa quello però magari lo lo lasciamo un attimo al caso, vediamo nei prossimi anni.